Sarà Antonio Giannoccaro della sezione di Lecce a dirigere il match Udinese-Pescara in programma domenica alle 15 presso lo stadio Friuli, valevole come ottava giornata del campionato di Serie A. Il Pescara è pronto e motivatissimo, deciso a cancellare la figuraccia interna contro la Lazio. Sentiamo Balzano. Ci siamo allenati molto bene questa settimana che è passata, che c'è stata la sosta, e questa che viene abbiamo iniziato alla grande, quindi siamo pronti a riscattarci e di sicuro non rivedrete la prestazione negativa che c'è stata domenica. Beh, sicuramente non è facile quando prepari una partita per tutta la settimana e dopo 5 minuti ti trovi sotto di un gol. Poi è normale, affrontiamo grandi campioni, quindi non è neanche facile per la maggior parte di noi, essendo giovani, affrontare la situazione in questo modo. È sbagliato, perché non è una giustificazione da dare, però bisogna lavorare su questo e cercare di dare il massimo, specialmente con le grandi squadre. Rientrerà Modesto, Kosic anche lui sarà a disposizione, Terlizzi e Colucci si stanno allenando a parte, disco rosso per Crescenzi, tutti i nazionali sono tornati alla base, Bene Weiss reduce da qualche acciacco con la sua nazionale, Quintero tornerà solo nella notte di oggi con un fuso orario sulle spalle da smaltire e una fatica supplementare. Mastroppa punta sul suo sacrificio, troppo importante la tappa udinese per poter risparmiare uomini. Intanto la pausa dedicata alle nazionali ha riportato le attenzioni sul calciomercato. Dedé Diamutene sarà il primo innesto, l'ex biancoazzurro già sta lavorando con Stroppa e verrà con ogni probabilità tesserato alla riapertura ufficiale delle liste. Piace anche il danese Per Klodrup, svincolato esperto centrale, ex udinese e fiorentina. Bisognerà trovare l'accordo economico e poi valutarne la reale condizione fisica, perché purtroppo reduce da un brutto infortunio. Solo a gennaio si tornerà alla carica per Floccari e Foggia, più probabile il secondo. Per Floccari invece la concorrenza sembra molto, ma molto agguerrita.